Chiara Stopp ha presentato a Tolentino il suo ritratto della salute, un'esperienza lungo la malattia, un percorso che riguarda comunque in qualche modo ovviamente tutti noi. Sì, io questo spettacolo l'ho scritto proprio perché tante persone mi hanno chiesto di raccontare la mia storia e cercavano probabilmente una soluzione. Io ovviamente la soluzione non ce l'ho, però mi accorgevo che raccontandola le persone si accendevano di speranza. Questo è il motivo per cui io ho scritto questo spettacolo, che poi adesso è anche un libro, e mi piace andare in giro e incontrare la gente. Questo. Stai portando il tuo spettacolo appunto in giro per l'Italia, tu sei un'attrice, però è anche una storia molto personale, quindi come riesci a conciliare le due cose? Beh, la mia vita ovviamente è ricca di impegni, faccio l'attrice di professione, mi occupo dei ragazzi, dei bambini, dei disabili, sono presidente di un'associazione culturale, faccio mille cose. In questo momento mi sto dedicando molto a portare in giro il ritratto della salute, è uno spettacolo agile che può andare ovunque, lo faccio nei teatri, lo faccio negli auditorium, lo faccio nelle palestre, per strada, nei bar, e mi piace molto perché c'è un grande incontro, un vero incontro con le persone. Le persone, dopo aver assistito allo spettacolo, aprono il loro cuore e stanno bene, anche magari solo per un'ora, ma stanno bene. Tu parli di tematiche, no, che ovviamente riguardano la nostra vita e quindi anche la morte, la malattia, quindi la speranza, ma tanti sono i temi, ma questa cosa della condivisione forse no è proprio diciamo la chiave di lettura giusta. Durante la malattia mi sono sentita molto sola in alcuni momenti, ma non solo perché non avevo gli amici, ma perché mi sembrava di essere l'unica ammalata sulla faccia della terra. Non vedevo altre persone giovani ammalate, non le incontravo. Io ho scritto questo libro proprio per dire alle altre persone, anche a quelle malate, che non sono sole, ci siamo passati in tanti attraverso questa avventura e si può fare.